Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazinga Zetto e bentornati su The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Ovviamente anche quest'altro video sarà appunto un video per completare i nostri bei achievement rimasti veramente pochi. Sono felicissimo di essere arrivato così vicino a finire tutti gli achievement. Vabbè, ci manca lì la library, però la library alla fine poi è questione di culo. Tre achievement. Tre segreti da trovare, di cui due so già cosa sono. Sinceramente il terzo mi manca. Probabilmente il terzo sarà tipo Platinum qualcosa, perché Mama's Boy, Spelunker Boy, Basement Boy ce l'ho già, manca giusto Dark Boy, ragazzi. Allora, questa volta riproviamo con Isaac Was Good Today. Ok, vediamo se con questa bella... Con questo bel setup con cui si parte, sì, che sapete, non si trova una stanza di power up, dato che è una challenge avanzata. Però comunque partiamo estremamente molto forti, partiamo con il volo e con una quantità spropositata di vita. Che, come sapete benissimo, non ci frega niente, perché il nostro obiettivo è non prendere danno nelle, cosa sono, le profondità, mi sembra. Nei piani, di mamma. Cioè dobbiamo battere mamma senza prendere danno, è proprio così facile. Infatti la nostra migliore amica, ormai dovremmo trovarla, la terrò stretta come se fosse la mia vita, sarà la Bibbia. Perché trovando la Bibbia potremo shottare mamma, che sinceramente è sempre il boss della frutta rompicoglioni. Anche perché... Mosche in troll bomb, ok? Soprattutto, dicevo, perché non era lì la stanza segreta. Proviamo qui, anche se non dovrebbe. No, allora è messa a caso. Stavo dicendo, sarebbe la nostra migliore amica perché appunto mamma è difficile da uccidere, soprattutto senza prendere danno. Anche se in Isaac Was Good Today si parte, diciamo, non troppo scarsi. E avere un cubo di carne non mi dispiace troppo, perché comunque è un modo di... bello che uccidi te stesso e i tuoi minion, è un grande famine. Ragazzi, Famine è facile da battere, lo impallate in questo modo, standoci davanti, lui continuerà a caricare e voi sparategli. Ok, finito. Ok, mi stavano cadendo le cuffie, bene. Ok. La quantità spropositata di cuori rossi ovviamente ci serve per fare dei bei bei patti con Satana, prima di arrivare alle profondità. E speriamo bene. Allora, partiamo con, mi sembra, la... giusto, il Graal e la Halo. Che ci fanno volare, ci aumentano tutte le statistiche, quindi anche la vita. La vita ce la metta due volte, perché sia la Halo che il Graal aumentano la vita. Quindi abbiamo 5 cuori. Oh, mi dispiace non essere potuto entrare nella libreria di prima, perché poteva esserci la Bibbia, appunto. Qui ci butto i soldini. Ne buttavo uno e basta. Ok, dammi... ok. Perché il mio obiettivo adesso sarebbe trovare delle chiavi e avere almeno 15 centesimi, perché la Bibbia, ragazzi, si può trovare o nelle librerie o nei patti con l'angelo, mi sembra te la possono dare. Ma soprattutto diciamo che la chance più alta di trovare la Bibbia è nei negozi. Ed essendo nei negozi a me servono soldi e chiavi soprattutto, perché... la lingua di Giuda, ottimo! Ottimo trinket, ragazzi, ottimo trinket. La lingua di Giuda fa l'effetto che tenendola prima di aprire un patto con Satana, quel patto con Satana, ovviamente tutti i successivi, costeranno solo un cuore rosso. E qui c'è anche un cuore eterno. Peccato che in questo Isaac non ci sia tipo la testa di capra che vi assicura il patto con Satana, perché se avessi il patto con Satana assicurato e la Judas Tongue, mamma mia, cosa farei? Sì, ovviamente, poi bisogna sperare che ci siano dei patti buoni, però di base è qualcosa di buono. Allora, tra l'altro non ho ancora preso danno in questo piano, e se continuo così e non prendo danno neanche contro il boss, il patto con Satana, ragazzi, penso che ormai lo sappiate, ve l'ho detto qualche volta, è assicurato. Se non prendete danno nel piano, il patto con Satana è 100% sicuro. Quel ragno invece mi sta sfidando la mia pazienza. Pochissima pazienza. Vabbè, sei morto. Una bomba. C'è una roccia tinta qui sotto, quindi quasi quasi ci faccio un saltino. Last
Nel piano non dovrei aver problemi di prendere danno, perché Last è abbastanza stupido come boss, come mini boss, ma corre, basta che siete veloci. Lo fate incastrare nelle pareti. Allora, pillola. Flat, ok. Va bene. Roccia tinta. Vediamo cosa di bello. Cuore di fede. Ok. Prendiamo, giusto per... Anche perché in teoria il danno è solo ai cuori rossi, quello che inficia il The Widow, la vedova rossa. Non è la mia vedova preferita. Perché è veloce e caga sti affari che sparano. No, brava, però se li rompe mi ricomincia a piacere un po'. E soprattutto perché caga anche mosche. E le mosche sono veloci più che altro. Salta, bravissimo. E non le uccido con una lacrima, quindi mi rende la cosa fastidiosa. Forza, 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 dai che non ho ancora preso danno. Ok, non ho preso danno, quindi fatto con Satana 100%. Ho fatto anche Basement Boy, se mi interessa, praticamente, adesso. Judas Stone, speriamo non ci sia Krampus. Coltello di mamma e Brimstone. Peccato che non interagiscono tra di loro. Allora, per fare la challenge, Brimstone. 100% Brimstone, ragazzi. Semplicemente perché il coltello di mamma è buono, però devo stare vicino ai nemici. Fa sicuramente più danno del brimstone, però devo andarci abbastanza vicino. Sì, lo posso tirare. Però brimstone mi elide. Puoi elidere più. Fa più danno il brimstone. Cioè, non è che fa più danno. Trapassa le... No, le rocce le trapassa anche col... Vabbè. Posso stare più lontano dai nemici. Cioè, mettiamola così. Devo aumentarmi il danno. Ah, vabbè. Ovviamente userò il... Visto che c'è il glitch del Brimstone. E qua devo usare ogni mia... praticamente capacità possibile. Userò il glitch del Brimstone. Quello che facciamo il doppio dei danni. Ok. Più a lungo riesco a non prendere danni, più sono una persona felice, ovviamente. Ok. Ovviamente... Vuol dire che ho il 100% di possibilità di attivare il patto, che non è male. Ah, una chiave sola. Quello dovrebbe essere il negozio. Se una libreria con la Bibbia sono ancora più felice. Ah, ho preso danno. Ho rotto Giuda. Vabbè. Non avrò 100% di chance di ottenere il patto. A meno cercando di non prendere danno contro il boss. Apri, dimmi c'è la Bibbia. No. C'è il Bum Friend. Che te lo puoi tenere. Compro la chiave per... apro questa. Peccato. Schifezze. Niente di che. Speravo di trovarci... di ritrovarci una chiave. Muori. Ok. Lì dentro potrei entrarci, perché alla fine posso trovarci robe di Satana. Però... Ok. Ma sì, quasi quasi ci entro. Tanto ormai danno l'ho preso. Ragni. Ho preso un po' di danni, basta. Anche perché tenermi cuore di fede per il boss mi garantisce di non prendere danni cuori rossi. Non è che mi farebbe schifo, eh. Allora, carica il Brimstone e andiamo. Contro. Vabbè, pistola. Fistula non dovrebbe essere un grosso problema. Sì, la quantità di danno che facciamo è veramente ridicola, eh. Allora, posso anche ripararmi sulle rocce, vero? Vero? Più o meno. Ok, fistula è fatto. E nessun patto con Satana. È un po' una stronzata sta qui, perché in teoria avrebbe dovuto darmelo, ma vabbè. Senza patti con Satana così, mamma, cioè più che altro così, le profondità non le facciamo. In questo stato le profondità senza prendere danno non le facciamo, ve lo dico già. Non abbiamo la quantità di danno necessaria per uccidere mamma molto velocemente, non abbiamo la Bibbia, non abbiamo nulla di quello che mi può servire, cazzo ho preso danno. Bombsarchi. Beh. Tanto ormai danno l'ho preso, quattro chiavi. Cos'è? Il virus. L'unica siringa che non mi serve a niente. Puoi
perché non devo prendere danno, quindi non mi posso fare toccare. Bene. Servirebbe la Bibbia. La Bibbia mi darebbe qualche speranzina in più, perché almeno vuol dire non prendere danno fino a mamma. Poi una volta arrivati a mamma, sciocchi. Ok. Oh, queste cose. Vabbè, almeno ce ne sono due che non sparano. Vediamola così. Ok, siamo lontani. Vediamo se quando muoiono esplodono. Ok. Mi sei incastrato nelle texture del muro perché non andava avanti. Grido ovviamente perché darmi la Bibbia è troppo bello. Ovviamente soldi. Neanche Steam Sale, neanche a chiederlo. Ah, signor. Allora. Andiamo qui a vedere cosa c'è. Contro Fistro, sinceramente, mi aspettavo un patto con Satana. C'ho la gingua di Giuda, diavolo. Potevo farne un sacco di patti con Satana. Prendi la bomba. Quello non è ancora morto. Tirati su. Tirati su. Bravissimo. Monetine. C'è il boss. Qui c'è la stanza del sacrificio. Il libro dei peccati. Bah, tanto. Non è niente di che il libro dei peccati. Mi dà un drop casuale. Cuore di fede. Stavolta è un drop casuale buono, però. Non dà mai niente di che il libro dei peccati. Muori. Voi seguite il buon esempio, di grazia. Bravissimo. Un altro cuore di fede. E vorrei che sia chiaro, finito questo boss, i cuori non mi servono alla sega, eh. Che qualsiasi danno io prenda e conta come danno. Fiersatto. Non dovrebbe fregarmi niente, esatto, perché sono già al massimo di velocità del Brimstone. Quindi ciccia. Ok. Archeidi ci faccio un salto dopo. Questo è un altro bomb sarchi, che lo uso quando non mi frega niente. Ok. Vai all'arcade e butta tutti i cuori che hai qui dentro. Così, a caso. Ok, blood bag, va bene. Volevo tenere questa più che altro perché hanno aumento di velocità. Siamo molto più veloci. E essere veloce mi aiuta a schivare. Essere troppo, no. Ma questa qua ha ancora una velocità abbastanza buona. Sì. È manovrabilissimo ancora. Vediamo chi è il boss. Almeno sperando di non prendere danno contro di lui. Chi è? The Fallen. The Fallen, lo sapete ragazzi, dà come ricompensa per averlo battuto un oggetto di Satana. Quindi diciamo che è già un buon boss. È un boss che mi sta molto simpatico, The Fallen. Soprattutto quando che cazzo ho preso danni. Soprattutto quando, dopo che si divide, rimangono ancora per un po' vicini, in modo che io li possa shottare col Brimstone. Li voglio tanto bene quando fanno così. Così, esatto. Ancora fermi un po'. Ok, ancora un colpetto dovrebbe morire almeno uno. Esatto. Dov'è che finisce la corsa? Vabbè, perfetto. Ah, attivami il patto con Sa. Sì, vabbè. Fratellino Bobby come ricompensa per patti con Sa. Non devo più prendere danno. E siamo messi. Beh, anche la Curse of Darkness. Perfetto. Siamo messi malissimo. E ovviamente becchiamo anche stanze simpatiche. Così come dire, te la faccio finire subito la sfida. Ti dico, l'achievement, già la prima stanza, non lo puoi prendere. Sì, ci sto mettendo 2 ore a uccidere sti codi. O mi arriva un aumento di danno adesso. Madonna. Ho temuto tantissimo. Sono proprio rimasto. Trondom. Sono rimasto in mezzo tra i colpi del Brimstone. Ok, bravissimo. Esplodi. Te monetine. Ok. Cazzo. Veloce, 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 veloce. Carica, cazzo, Brimstone. Uno è morto e l'altro è morto.
Fratellino Bobby, tra l'altro, l'ho ucciso. Grande fratellino Bobby. E ovviamente la strada è sbagliata. Bene. E tra l'altro io non ho neanche idea di dove sto andando, quindi. Perché è tutto buio. Cazzo! Ho preso danno. Ok. Dato che dura tipo 5 minuti la partita, mi sa. Ne proviamo un'altra. Sì, ne proviamo un'altra. Cosa faccio? Una challenge o un personaggio? Sto seriamente pensando se fare una challenge. Riproviamo un altro Isaac Ask Today. Ok. Anzi, no. Riproviamo la tattica dell'altra volta. Isaac Call di 6. Va bene. Ok. Power up trovato subito, ottimo. Corno ricurvo, perfetto. Già un aumento di danno subito. Bene, bene, bene. Quello è speed range up, che mi sta bene. Almeno sono veloce il giusto, cioè quanto voglio io sono veloce adesso. Questa è la mia velocità che mi piace. Sono abbastanza veloce per schivare più o meno qualsiasi cosa, ma non sono così tanto veloce da sciotto le mosche. Perfetto, corno ricurvo, fai un lavoro che è una meraviglia. Ok. Perfetto, andiamo giù. Sì, ragazzi, corno ricurvo è un trinket che vorrete sempre per la vita. Se vi serve del danno. Primo piano, prima stanza, corno ricurvo è una meraviglia. In questo caso avrei preferito trovare il boss, così magari potevo ritirare il suo power up di una volta, ma va bene lo stesso. Un cuore rosso qui, quindi sicuramente entro qui dentro. A sfregio proprio. Mi mandi da Satana, anche se in teoria non era possibile. Ti voglio tanto bene. Dato che sono due power up un po' di merda, li ritiro. Oh, Brimstone. Vai. Tanto per un cuore. Grazie. Ok. Siamo praticamente forti come prima, però al primo piano. Direi che ne valsa la pena. Rientriamo, perché ovviamente il secondo portiere non l'avevo aperto. Una pillola. Bombs are key, quindi ho due chiavi. L'altra la prendiamo quando usciamo, facciamo così. Prendi il cuore. Range down. No, quante sega. Il Brimstone è range infinito. Ok. Bene. Cuore eterno. Ok, grazie. Sta andando bene, eh. Dacci che riesco anche a ritirare i power up del boss. Perché facendo quella stanza, facendo la stanza del boss, è carico. Figata. Gemini. Faccio male, eh. Vabbè, forse faccio male perché è Gemini, forse. Non perché faccio danno. Faccio male perché è Gemini. Gemini è una sega. Ok. Pillole. Pillole. Aumento di vita. Ce n'ho già uno qui che è un Eternal Heart. Dubito che ci siano altre tre stanze, però io un giro lo faccio. Infatti ce n'era una sola, ma va bene lo stesso. Prenderò l'aumento di vita e diciamo che spero di investirlo in futuro in patti con Satana. Adesso ho quattro cuori. Mazza, cioè una run che è OP, praticamente. Dal primo piano è OP. Quattro cuori, Brimstone, corno ricurvo, figata. Qua spengo tutto, lo sapete perché sono psicopatico. Perché non si è spento quello, si è spenta l'ultima? Vabbè, non mi sto a fare certe domande. Stesso discorso di prima, ragazzi. Se riesco a non subire danno, patto con Satana sicuro. Peccato che non ho la lingua di Giuda e quindi costerà. Però, quattro cuori. Li scambio volentieri. Ok. Anzi, già che siamo qui faccio subito il boss. Ho anche il dado carico. Duke of Flies. Duke of Flies con Brimstone. Beh, oddio. Duke of Flies con Brimstone è un po' rompipalle, eh. Perché lascio tutte queste belline di moschine, però le uccide tutte, quindi patto con Satana. E oh yeah. Pageant Boy neanche se mi dà dei soldi. Questo
mi diminuisce il danno del brimstone. Non so se voi lo sapevate, ma il gatto a nove code, almeno nel primo Isaac, nel secondo non è una bella idea, diminuisce il danno col brimstone. La Bloodlust mi aumenta danno stando in una stanza. Ah, tecnicamente io come... avrei dovuto entrare qui e ritirare questi, sì, ne sono più che conscio. No, la lascio la Bloodlust. Devo sicuramente ritirare il gatto a nove code. Perché il gatto a nove code velocizza i colpi, quindi velocizza anche il Brimstone. E Brimstone fa più danno, più rimane sul bersaglio, ovviamente. Quindi mi diminuisce solo il danno. Fa solo quello il gatto a nove code con il Brimstone. Fratellino Bobby. Estremamente inutile. E non lo posso ritirare. Non posso ritirare un cazzo. Dovrei fare l'arena per ritirare qualcosa, ma l'arena non la posso fare perché mi richiede di andare a un cuore. Qui c'è un cuore. Okay. Beh, la posso anche fare l'arena, eh. Cioè, mi ferisco. Tanto non... Beh, fratellino Bobby mi tocca. Perché devo ritirare il gatto a nove code, è la cosa più urgente, certo. È la cosa più utile da ritirare. Questo è un power up di Satana, eh? E questo è Cordon Unicorn. E che cazzo. Tutto c'è da bara spaziatrice, ovviamente, perché così è più bello. Guppy's Head. Quello che dà le mosche, giusto? Esatto. Devo continuare a prendere danno. Sì, lo so. È una stronzata? Ne sono quasi sicuro anch'io che è una stronzata. Grazie. Cosa c'è di bello, tra l'altro? La scatola. Cagate. Vabbè. Però almeno c'è una bomba, quindi mi dà la chance di aprire anche quel bel forziere che è laggiù. Poi vabbè, se devo fare Larry e mostro, perché nel basement 2 devi giusto fare appunto Larry e mostro, diciamo che si può anche fare, eh. Ok, posso ritirare. Pillola, cos'è? Fierce Up. Non mi frega abbastanza niente. Le spade sono le chiavi o le bombe? Frega poco in ogni caso, perché io qua uso una bomba. Ok, c'è di bello qui dentro. Gimmi, gimmi, gimmi. Ok, erano le chiavi. Pensavo, ero abbastanza sicuro fossero le bombe. Errore mio. Ah, una bomba, bene. Piccola roccia, quindi danno. Diminuisce la velocità, ma sono ancora a buoni livelli, ok? Qui ovviamente non posso prendere nulla. Apriamo il negozio così a sfregio. Batteria, una bomba in sconto. No, ok, niente. Vado a recuperarmi il cuore rosso laggiù. E sono molto in dubbio su cosa ritirare. Perché sì, il Cat O' Nine Tails non ci faccio assolutamente nulla. Però i boss di solito non è che danno dei gran power up. Non hanno niente di veramente buono. Quindi io ritirerei questo. Ho fatto benissimo a ritirare questo. Marchio, danno su. Lacrime su, che in questo momento frega poco. Ma comunque danno su. Ottimo. Questo lo lasciamo qui. Ah, te ti sei anche mantenuto? No, va bene, andiamo giù. Ok. Cat O' Nine Tails, mi spiace non averlo preso, ma non, mi diminuisce solo il danno. Ha solo quell'effetto, quindi sto cazzo. Cioè, con le lacrime normali può quasi avere un senso, ma così no. Ah, l'arena la lasciamo lì, in caso mi serva per ricaricare. Ottimo. Boss. Fab. Che mi dà l'inutilissimo Little Chub. Cacchio, pensavo di essere carico. Ok, sei morto. Passalo, Satana. Mi tengo il dado stavolta. Tecnologia o 25 centesimi? Né uno né l'altro, perché il Brimstone mi piace di più. Patto. Ok. Necronomicon può essere utile, però ci mette anni a ricaricarsi. Quindi facciamo che mi tengo il dado ancora per un po'. Te sei inutile. Te sei veramente inutile, ma non un po', ma proprio tanto. Vabbè, tanto ci sono ancora un sacco di stanze da girare. E stiamo uscendo veramente forti. Mi mancherebbe giusto il volo.
Cioè, proprio la cosa che vorrei in questo momento è poter volare. Poi non posso chiedere altro dalla fortuna. Cioè, sì, posso chiedere di non farmi trovare stanze stronze nelle profondità. Ok. L'unica cosa che posso fare oltre questo. Ok, andiamo giù, vediamo qui cosa c'è di bello. Ah no, vabbè, se posso trovare anche la Bibbia non mi dispiace, eh. Dio della fortuna, se mi senti, anche la Bibbia non mi scazza. Qui cosa c'è? Power up completamente inutile. Power up completamente inutile parte 2, però su Bard spartatrice, quindi mi toglierebbe anche il dado. Temis Head, no, ok. L'ho usato perché può dare da effetti di oggetti su barra spaziatrice, quindi potrebbe darmi tipo un cuore di fede, che ne so. Aprilo. Si era scontato, potevo comprare qualcosa. Ma accumuliamo solo soldi, va bene lo stesso. L'arena la posso fare? Sì, non ho neanche bisogno cosa c'è dentro, quindi la faccio, ci entro, almeno vedo cosa c'è. Mi dite che c'è un forziere dorato, mi dite che c'è un power up. Non succede quasi mai, ma mi dite che c'è un power up. No, c'è un forziere normale, diciamo che te lo puoi anche tenere. No, vabbè. Servono bombe. Neanche una. Ho trovato chiavi e monete. Le altre due risorse di cui non avevo troppo bisogno. No, va bene. Come ho detto, sta andando abbastanza bene, quindi non mi posso lamentare troppo. Ho un danno abbastanza alto. Sì, decisamente alto. Quindi per ora sta andando abbastanza bene, ok. Little Shadow al contrario di... Nessuna bomba per poter aprire con la cacchio di roccia tinta. Little Shadow al contrario dall'altro io lo prendo. Almeno è lì. Mi dà cuori rossi, non mi serve a niente, però almeno non mi danneggia. È un passivo, quindi... Ok. Qui era proprio una cosa da incastro. Holy boom! Chiave dorata. No, vabbè, qui non avrei saputo come incastrarmi. Ecco, sono queste le stanze in cui, beh, volare sicuramente mi avrebbe salvato. È certo che volare mi avrebbe salvato. Però senza volare, queste stanze qui te non le puoi fare. Cioè, non le puoi fare senza prendere danno. Bambino Arlecchino, che all'uso non è male, eh. All'uso non è male, bambino Arlecchino. Ci sono mille stanze, ritiro il virus, peccato. Sono sempre i dubbi, ritiro, non ritiro, può capitare qualcosa di peggio, bambino Arlecchino non era male. Oh. Come dire, bambino Arlecchino non era male, ma il virus mi è totalmente inutile. Non è dannoso, è proprio solo inutile. Qui c'è un arcade, quindi posso dare vita per ottenere monetine, quindi questa la apro. C'è la scala. Okay. Tanto è l'ultimo negozio che posso visitare liberamente, quindi... Dammi un po' di soldi. Dammi altri soldi. Mezzo cuore rosso e va bene così. Andiamo. Compriamo la scala. Quantomeno è un... una sorta di volo. Anche se penso che i nemici possano arrampicarsi, diciamo, sulla scala. Questa cosa non l'ho mai, diciamo, chiarita. Però penso di sì. Servono delle stanze, possibilmente. Tipo questa, va bene. Le stanze uccidervi, perfetto. Ho preso mezzo cuore, sono una testa di cazzo. No, vabbè, anche un cuore si attivano tutti gli effetti. Blower of Babylon, posso entrare nei cosi dei boss. No, no. Un cuore dovrebbe andare ancora bene. Tirati. Rainbow Baby. No, va bene, dai. Tra l'altro mi sembra che non averlo mai raccolto. Quindi è... Spara lacrime a caso. Ogni tanto sono ricercanti, ogni tanto sono doppie, ogni tanto sono a caso. Sono come le Rainbow Tears. La banconota da 3 dollari mi sembra si chiami il power up. Ok. Sì, c'ho ancora il dito settato per il brimstone del rebirth. Perché continua a pigiare sempre, a lasciare il dito sempre un po' prima, ma va bene lo stesso. Sto facendo l'abitudine ormai. Tanto nel rebirth il brimstone non si trova. Quindi. Sto facendo l'abitudine col primo. Mentre il primo l'ho trovato 2 volte su... 2 su 2 ho trovato il brimstone. Niente.
tra c'è Threshold, grandissimo bambino Arlecchino che l'ha rallentato. Sì. Il problema è che lo stronzo ha sputato il brinfo. E fanculo, fa niente fatto con Satana. Anche se ho preso solo danno e cuore di fede, ma... Ah, invece ho fatto con Satana. Che entriamo, vediamo cos'è. Krampus, va bene. E mi sembra che il carbone, invece, come interazione con il brimstone, abbia che aumenta il danno. Dato che ha un raggio infinito, dovrebbe aumentare di un po' il danno. Spero. Potevo ritirarlo perché in teoria usciva qualcosa dai patti con Satana. Tiriamo questo, un aumento di vita. E non ci faccio nulla. Vabbè. Sono un cretino perché sotto ci sono probabilmente altre stanze. E quindi potevo... Vabbè, ce n'è una. Quindi non avrei potuto... Ce ne sono due. Per finire in una stanza. Ma non avrei potuto fare troppo. Skeleton Key non mi serve a niente. Avessi il dado potrei ritirare quel power up, ma... Nishba. Ok. Non voliamo. E questo mi secca un po'. Però andiamo giù. Profondità Curse of the Lost, quindi piano più grande. Sono molto contento di questa notizia. Brutta stanza. Brutta stanza per avere il brimstone, soprattutto. Ok, sono riuscito a gestirmela. Perfetto, è andata molto bene. Vabbè, ormai c'ho due cuori, ne prendo un altro. Tanto ormai. Voi morite tutti. Tu anche, tu sei meno pericoloso. Vai. Okay. Cosa c'è? Grid. Stavo per dire, cazzo, potrebbe esserci grid. No, vabbè, entriamo, la chance è bassissima. Grid. Però è andata bene. Posso prendere la chiave. Frega niente, ne ho 11. Bene. No, io so che grid era lì, qui non ci può essere. Per una questione di logica pura. Sto rischiando a fare questa manovra, ma mi piace il rischio. Bene, qui non c'è. Ti ritiro. Steam Sale. Vabbè, prendiamo. Ho detto metti che c'è la Bibbia. può essere di qua. Morite! No, cazzo, non sei morto. Muori! Non sparare. Bravissimo. Fanculo! Gioco, non darmi brutte stanze. Già. Cazzo di golem. Non ha senso continuare, eh. Io non trovo il senso di continuare. Sì, picchiami. Non ha senso continuare, anzi. Altra bella stanza, muoio. Vabbè, io ho vaccinato però. Ok, non c'era niente. Non ha senso continuare, anzi, mi faccio uccidere. Uccidimi. No, vabbè. Cerco di combattere il boss, dai. Facciamola così. È un po' tempo sprecato adesso, perché comunque non posso fare nulla che io non... che mi interessi in questo momento, però... La croce celtica. La raccolgo. Più che altro perché non mi ricordo se l'ho mai presa. Quindi magari sono aggiunte alla library. E, dicevo, vado dal boss. E nel senso, adesso morire mi interessa invece di uscire. Sono stato stupido prima. Perché devo arrivare a 100 morti. Almeno a 100 morti devo arrivare. Perché sennò le pinky in shears non si sbloccano. Quando sei troppo pro e il gioco ti dice no, devi morire apposta praticamente per ottenere tutti gli achievement. Ma vabbè. Tra l'altro io questa cosa non la sapevo perché nei miei scorsi salvataggi, diciamo, le Pinky and Shears ho sempre ottenute dopo un tot che giocavo. Ma a caso, nel senso, non ho mai avuto un... Ogni tanto quando finivo la partita, ah ok, ho sbloccato le Pinky and Shears, va bene, grazie. Perché? Non me lo sono mai chiesto, le sbloccavo. Il diavolo. Ma sì, dai, dammi il diavolo. Ah, giusto, tra l'altro, se riesco anche a arrivare un altro Mom Skills,
Che non so se il mom kills conta come. Hai ucciso mamma o hai ucciso il cuore? Forse conta due? Perché due? Non lo so. Comunque vorrei essere con il mom kills, diciamo, o alla pari o molto vicino alle mie morti. E ci siamo, tra l'altro, mi sembra che sia anche una differenza di 6. Adesso bombe a spreco, ovviamente. Maschera dell'infamia. Io ho il Priston. Maschera dell'infamia e io ho il Priston. Ciao maschera dell'infamia, io sono il Priston. Tra l'altro mi secca tantissimo aver perso questa partita perché ero messo veramente bene. Vabbè. Range up o health up, perfetto. Avevo una. Cioè, un danno che penso che così alto non potrò più avercelo. Però le stanze di merda non hanno pietà. Tutti qua che sparano anche quando dopo che sono morti tutti i nemici mi danno un fastidio bestiale. Adesso magari riesco anche a uccidere mamma senza prendere danni. Pensate un po'. Sarebbe comica. Cioè no, farvi cazzare come una iena afghana però. E non so perché dico iena afghana, eh. Non dovrebbe essere iena afghana, ma è un mio modo di dire che ho visto quando sono piccolo. Ok, ma entra qui dentro, che me ne frega a me. Fatto con Satana. Il coltello di mamma. Ma io lo prendo, tanto. Fotte sega. Tanto posso prendere danno adesso, no? Devo solo uccidere mamma. Poi il resto è fuffa. Ho detto le prendo prima che esplodo. Ho detto no, magari prendere danno quasi così apposta è un po' stupido, eh. Mazza. Ne ho presi di range down, eh. Caboia. Ci metto anni per lanciare il coltello. Solo stanze così adesso? Che, con il Grimstone erano abbastanza una pacchia, eh. Cioè, oddio, no. Se sono stronzi ti chiudevano, potevano essere cazzi, però. Se stanze qui. Cioè. Idioti di così non le potevate fare, eh. Range down, magari un altro no. Ah, sono da mamma. Mamma rossa, tra l'altro, sarebbe capitata. Che è la più facile da battere. Sto. Mamma senza aver preso danno. Olè. Dammi un aumento di vita e andiamo giù. Cosa ci vuole a non prendere danno contro mamma? Beh, il coltello. Non so col Brimstone quanti danni avrei fatto, eh. Sicuramente molti meno. Cosa serve diciamo, per uccidere mamma senza avere la Bibbia, senza prendere danni? Che sia mamma rossa. E che abbiate tipo un danno appunto da coltello di mappa. Poi è fatta. Non ci sono altri problemi. Ah, quello lì era uscito dalla mappa. Ciccio. Anyway. Se riesco a uccidere anche il cuore è meglio. Poi ovviamente dopo il cuore magari mi fermo. Anche perché non ho preso la Polaroid. Ok. Muori. Ho detto muori, ho detto. Ok. Giustizia. Un po' di tutto. Bene. Sì, sta partita diciamo che è ancora, la sto ancora facendo proprio per orgoglio personale. Semplicemente perché voglio arrivare a più mom kills possibile. Stanze del cazzo, mamma mia. Madonna, che stanze. Cioè. Fare mamma's boy con ste stanze. E avendo attenzione, sì, vabbè, ok, ho preso danno, ma perché ho preso danno? Perché mi frega poco più prendere danno. Facendo attenzione, anche col coltello, qua non si prende danno, eh. Perfetto, la stessa sbagliata. Qui sto rincorrendo il nemico, fate voi. Tanto cuori rossi ce ne sono a spreco in giro. Li lascia il vermetto, li trovo a caso. Quindi. Hai voglia. Ok, qui ci posso. Vediamo provare. Secondo me è più a destra che su, però. No, vabbè, essendo che adesso gira a destra, può essere anche di qua. Muori e muori. Facile. Muori. Muori. M'hai preso. Muori. Muori. M'hai preso anche te. Muori. Muori. Ho lanciato male il coltello, scusate. Oh, il boss, eccolo qui. Ok.
Raccogli. Ma fa culo, sì, cioè vado così. Scolex, tra l'altro Scolex. Devi essere abituato, ecco. L'ho appena toccato e gli ho tolto metà vita, eh. Temi Scolex. Devi solo tirare il coltello al momento giusto. È un problema tirare il coltello al momento giusto quando non sei fuori allenamento. Ecco, il Brimstone lo colpisci, tranquillo. Col coltello anche. Basta essere un attimino. Oh, cazzo. Che la merda, ecco. Ci vai addosso e fai prima. La carne andava bene, aumenta il danno. Mamma. Questo è un danno da idioti. Questo lo ammetto. Oh, chiave dorata. Utilissima nell'utero 2, eh. Ah, tra l'altro è l'utero 2, ok, non è neanche uomo. Muori. Dammi questo, dammi dammi questo. Proviamo a sinistra. La parte del diavolo. Ok, quando io rilascio il coltello, lui non spara. Perfetto. Boom, catena. Catena. Nah, non ha funzionato. Andiamo a vedere qui. Tu muori. Dammi la chiave. Inutile queste cose, però mi piace non lasciare niente per terra. Ehi. Tu muori, tu esplodi a catena, tu mi dai lasci il cuore, dammi la bomba. Boss, yeah. Oh, bene, si è attivata la croce celtica, ogni tanto si attiva. La croce celtica fa questo. Ha una chance randomica di attivarsi quando prendete danno. E vi fa l'effetto del libro delle ombre. Non sto neanche a raccogliere i cuori, il cuore di mamma è così imbecille come boss. Okay. Certo, se io lancio il coltello quando sbagliando. Ci lascio anche una bomba. Oh. Olè. Ningun problema. Andiamo su. Tanto. Finiamola la run. Tanto che ci frega a noi. Tanto se no, nel senso, a me frega perché voglio avere più mom skills. E se non muoio, beh, dovrò fare le morti apposta, però ovviamente le farò off screen. Che morire apposta mi brucia il cuore da gamer. Morire apposta non si fa. Essere più, diciamo, più reckless, più. Non mi viene il termine italiano. Oh, ho trovato il boss. Essere più scapestrati, ecco, non mi veniva più che scapestrati non mi viene. Perché non ti frega niente se vinci o perdi, è un conto. Ma perdere apposta, no. Cioè, adesso mi sto divertendo da morire. Perché tanto. Sì, ma fammi danno, tanto non mi dà la frega cazzo. E io sto qua adesso, così, fermo. Tu muori. Tu muori. Voilà. Ho fatto anche una speedrun probabilmente. Loves me, yes, vabbè. Quindi, quanto siamo? Mom skill 74, morte 79. Nessun robo. Controlliamo la collection. Allora, 1, 2, 3. Ci sono sempre qui. E qua erano 4. 1, 2, 3. Rainbow Baby, sicuramente non l'avevo preso. Che dovrebbe essere in questa, da queste parti. Rainbow Baby, fatemelo cercare. O la croce celtica, forse. Forse Rainbow Baby l'avevo preso. Ah no, è qua Rainbow Baby. Probabilmente era qua il quarto punto interrogativo. Vedete? Non spegnendo, facendomi i cazzi miei, ho ottenuto un oggetto della collection. Quindi mi mancano 6 oggetti della collection. Sì. Un achievement alla fine, perché è uno dei segreti che manca, solo uno, perché gli altri non sono segreti, cioè le Pinkie Shears devono morire e basta. E abbiamo finito tutto, The Binding of Isaac, Breath of the Lamb, Platinato, Golden God, Platinum God, tutto. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima, speriamo vada meglio. Alla prossima, ciao!